Lucia, senatrice, le voglio chiedere una cosa molto chiara. Quando sento Conte che dice quello che ha detto, cioè basta con i populismi, noi ascoltare il popolo è una cosa fondamentale per chiunque voglia governare questo paese, alla fine quel piccolo neo che ho evidenziato prima, cioè che molti del centrodestra, anche della Lega, sono stati votati con i voti, diciamo, che invece hanno votato contro, cioè quelli di Forza Italia, potrà rappresentare una mina a questo governo o no? Cioè poi alla fine questa fusione ci sarà nel tempo o no? Io ritengo che dentro il contratto di governo che abbiamo sentito, ma abbiamo letto tutti, c'è tanto di quello che era il programma del centrodestra. E quando si parte con questa accezione negativa di populista, perché in Italia l'accezione è completamente negativa, quando si parla dei problemi della gente, penso che anche questo sia stato qualcosa che in realtà ci ha portato più voti, perché quando io in una città come la mia, ma uno che fa l'amministratore locale, dice c'è un problema nelle periferie e la risposta è sei populista, vuoi parlare alla pancia della gente cercando di negarlo, per me è questo che ha portato dei voti anche a quello che era il centrodestra, alla Lega in modo particolare e al Movimento 5 Stelle, che i voti della sinistra o che prima votavano sinistra vadano così in automatico ai 5 Stelle e non alla Lega, io non lo credo così tanto, perché in una regione come l'Emilia Romagna in realtà il flusso di voti dalla sinistra, la vecchia anche Rifondazione Comunista addirittura, si è spostato in larga parte sulla Lega. È proprio questo il fatto di non esiste destra-sinistra ma due idee diverse di nazione, due idee diverse di città c'è e di un'altra, futuro. C'è un'altra. Allora, così abbiamo chiuso il quadro di quello che ha detto Cruciani, senatrice, cioè il tema di quanto conterà veramente Conte. Anche questo è un processo alle intenzioni. Oggi mi è sembrato, soprattutto, ripeto, nella sua risposta vigorosa, presente. Però c'è sì, questa doppia. Sì, ma poi voglio ricordare che Conte non è che è una persona a cui è arrivato all'improvviso questo contratto di governo. Lui ci aveva già lavorato prima e, come ha detto oggi, lui l'ha condiviso. Per cui il fatto di doversi opporre, come si sente ora, ai due vice, nel momento in cui si portano avanti quei punti del programma, non capirei perché dovrebbe nascere in qualche modo uno scontro all'interno di quello che è la presidenza del Consiglio. Non avrebbe senso. In più lui oggi ha anche detto, visto che gli erano stato fatto una domanda sul presidenzialismo, ha detto comunque il Parlamento è sovrano, se il Parlamento vorrà portare delle leggi e avrà i numeri per farlo, siamo qua e le accettiamo. Non so, Trump, non entro nel merito di cosa fa Trump, però populisti, se uno definisce la Lega, ora i 5 Stelle si difenderanno e parleranno per loro, però se uno parla della Lega, penso che abbiamo tante persone che amministrano da regioni a comuni, persone preparatissime che ascoltano anche i tecnici. Poi noi riteniamo che la politica e l'indirizzo del paese vada dato dai politici, però i tecnici servono ai politici poi per mettere in pratica quello che è l'idea di paese. Non è che siamo tutti dilettanti allo sbaraglio che diciamo cose a caso, perché penso che non sia generoso veramente verso amministratori come Zaia, ne cito uno su tutti. No, io voglio dire che noi in Regione Lombardia abbiamo, è una forma diversa però, il reddito di autonomia. E sicuramente quello che è intenzione e quello che facciamo nelle regioni dove noi governiamo, ad esempio, è usare il Fondo Sociale Europeo, che sono fra i pochi soldi che ci tornano dall'Europa, apposta per il reinserimento lavorativo delle persone che sono in quelle fasce ritenute disagiate, cioè, che hanno delle problematiche. Investire 13 miliardi, quello, investire aspetta, 13 ma miliardi se di risorse, se mi fa finire un attimo, prego. Il Fondo Sociale Europeo che viene usato invece in altre regioni, gestito dal Partito Democratico, ad esempio per dare soldi a persone che saranno futuri clandestini per la maggior parte, perché viene tutto dirottato sui richiedenti asilo. Per cui voglio dire, non è così tanto lontano, si è disegnato in un certo modo da quello che noi facciamo e applichiamo nelle regioni dove governiamo. E io ritengo una cosa che ha detto Vittorio giustissima, cioè all'interno di questo contratto c'è buona parte di quello che era il programma del centrodestra. Se noi siamo andati avanti è perché abbiamo avuto il sì, certo, di Berlusconi, se no noi non saremmo mai andati avanti. Barbano, perché prego. Noi siamo alleati nel centrodestra, questo è un contratto, la nostra alleanza è nel centrodestra. Cioè, se vai a dire ci mandate solo i galeotti, si arrabbiano subito, no? No, poi, ma voglio dire, perché temo che abbiamo tutti la memoria un pelo corta, sì. Non so se me lo ricordo solamente io. A ottobre dell'anno scorso, proprio la Tunisia, dopo l'indulto che era stato fatto di 1600 galeotti tunisini, aveva avvisato l'Italia dicendo state attenti perché con gli sbarchi che arrivano dalla Tunisia in Sicilia c'è il rischio che ci siano all'interno degli jihadisti. È vero, non è vero, per è vero. Cui se lo dicono loro
non capisco vero, perché, però, ridetto da noi, faccia tutto questo scandalo, perché è una verità che è stata detta da loro e ora strumentale, diciamo, è utilizzata Salvini contro di noi in quando una modalità noi la diciamo. Ma io spero che il ministro, però io spero che il ministro non più elettorale, ma da uomo elettorale di governo, da rappresentante dello Stato. I leghisti sono abituati a stare in mezzo al territorio, a ascoltare la gente, forse proprio per questo che la Lega è cresciuta così tanto, perché noi ascoltiamo i problemi della gente, quello che dice la gente. Sì. Non è una modalità elettorale, noi facciamo, però siamo così... Senatrice, 24 su 24 le abbiamo messo tutti un giorni contraltare. Guardi, personalmente me ne assumo tutte le responsabilità come tutti gli ospiti, ma se c'è uno che sta più nelle periferie e, nelle, e nei campi, è lui. No, lo dico solo perché, siccome noi abbiamo un po' di antipatia nei discorsi generali, Bonaccina, poveraccio, almeno questo glielo possiamo riconoscere. No, poi no, io infatti, ci litigo ma spesso. È, però ma non è che è una critica lui perché... dicendo che lui non ci sta, per cui non se ne rende conto. È la modalità con cui la Lega amministra, sempre amministra. Cioè, per noi è normale quando magari parlano, c'è cioè il banchetto, per noi è normale fare. Voglio sentire Vittorio Scardi su questa obiezione seria di Bonaccina. Voglio sentire. E quindi, siccome ogni migrante vale 35 euro, trovi gli agriturismi che si trasformano in case d'accoglienza, gli hotel quando sono vuoti che fanno questo lavoro. E questo bisogna sradicarlo, sì, anche dal tuo punto di vista. Però per me bisogna fare anche il controllo, perché ci sono tante cooperative, tante cooperative che lavorano e lavorano bene. Io, guarda, su e questo... poi ci sono una serie di cooperative che continuano a vincere i bandi, perché anche quando ci sono i bandi, e io questo l'ho denunciato tante volte da parte di prefetture, i prefetti mai tolti da lì, che per me andavano rimossi, perché noi abbiamo visto veramente dei posti diciamo, dove di la gente veniva tenuta come delle bestie, per cui tutti i soldi si rintascavano. Queste noi stessi abbiamo denunciato situazioni. La gestione deve essere fatta in modo completamente diverso. Poi noi non possiamo pensare di tenere qua gente che qua non potrebbe stare, perché non ha uno status per stare qua, tenerli qua con il finto buonismo, quello che si diceva, lasciarli in mano alla criminalità organizzata che li mette con il caporalato a lavorare o a spacciare nelle nostre città. Non è neppure per finto buonismo. Ma sì, però c'è questa cosa, c'è stato il business e l'affare, e poi quello siamo buoni, li prendiamo tutti qua, però e poi chiudiamo gli occhi cosa, quando li vediamo in tema, giro. Il grande tema sono i prefetti. E anche questi dipendono da Salvini. E poi la questione anche dei, dei rimpatri, di mandare comunque, a casa. Secondo chi me il clima è cambiato. Primo gennaio, 4 giugno, guardate qual è la situazione. Il lavoro sporco qua, c'è poco da fare, ho pulito, mettetela come vi pare. Ma se nel 2018, rifate vedere il cartello, perché io sono cieco, sono 13.775, sono scesi a 13.775. Cioè lì il cambio... c'è stato, lasciate perdere troppo poco. Ma qua c'è stato un cambio di atteggiamento, senatrice. Però in quei calcoli mancano tutte le persone, buona parte delle persone che arrivano con gli sbarchi fantasma, che è un fenomeno che dall'estate scorsa è aumentato tantissimo. E nell'assurdo, con gli sbarchi fantasma arrivano nella nostra nazione persone peggiori di quelle che arrivano, cioè se prima in una barca potevano esserci un tot di galeotti o persone che venivano qua già per qua ve li faccio vedere con Zuber i galeotti, i famosi galeotti, ce n'è di brutti diciamo e ce n'è di molto belli, no, perché ci sono quelli anche regolari che lavorano, che pagano Bologna pure le nostre pensioni. Ma per me quindi il grande problema, prima l'abbiamo sentito in un servizio, è il fatto che l'immigrazione irregolare in questo modo sta abbassando i diritti dei lavoratori e il prezzo del lavoro, e ma questo, questo è il assolutamente vero problema che la gente sente oltre scusami, quello sicuritario. Scusami senatrice, c'è questo utilizzo dell'immigrazione, cioè a parte l'interesse diciamo del malaffare, va bene, ma c'è un interesse nell'utilizzare e quindi non utilizzare gli italiani manodopera a basso costo in maniera diffusa in Italia? Bisognerebbe chiedere agli imprenditori del nord-est. No, ma lo chiedo a te perché conosci che votano Lega, no? C'è il caporalato, cosa vuol dire? Sud, cioè, si parla di persone, ci sono persone che sono delinquenti e andrebbero colpite, punite e messe in galera.